amici di YouTube, io sono Davide Net e come sempre benvenuti nel mio canale. Oggi per la serie tecnologia andiamo a parlare di telefonia mobile. Ritorno a parlare di telefonia mobile. Ho già realizzato qualche video su Iliad. Questa volta realizzo un video per quanto riguarda il mio passaggio da Iliad a Kena Mobile. Voglio esprimere premesso il mio punto di vista personale, la mia esperienza personale, quindi con questo video non voglio pubblicizzare assolutamente nessuno, ma voglio semplicemente dire la mia. Allora, come molti di voi conoscono, per chi ha visto il mio video su Iliad, per chi mi conosce eccetera eccetera, io praticamente come gestore telefonico mobile ho Iliad. Ho aderito alla promozione a 5,99 euro, che prevedeva minuti limitati, sms illimitati, chiamate all'estero, servizi extra come quello del blocco delle chiamate dei numeri sconosciuti, segreteria eccetera eccetera. Mi sono trovato bene con Iliad all'inizio, devo dire la verità. Iliad sono felice perché ha mosso il mercato e chi più ne ha e chi più ne metta, come già tanti di voi hanno detto e scritto sui vari forum di internet. Nel corso del tempo, purtroppo, con Iliad ho iniziato ad avere una serie di problemi che le persone mi chiamavano e praticamente la linea risultava, ma io non ricevevo alcuna chiamata sul mio numero di telefono, oppure la persona mi chiamava e usciva scritto Iliad, il cliente dalle chiamate irraggiungibile, quando poi io in realtà ero raggiungibile. Ne ho parlato con amici dove alcuni avevano altre problematiche. Per quanto riguarda la linea internet in mobilità, con Iliad mi sono trovato male, perché in mobilità la connessione internet, diciamo, non è stabile. Insomma, ho iniziato ad avere i primi tempi, mi sono trovato benino, poi sufficientemente bene, non benissimo, ma sufficientemente bene per dire andiamo avanti, vediamo se le cose migliorano. Nel corso dei mesi purtroppo le cose non sono migliorate e pensavo che erano delle problematiche tecniche imputabili solamente a me stesso. In realtà, confrontandomi con altre persone sui forum, persone che conoscevo, mi sono reso conto che il problema non era solo unicamente specificamente mio, ma era un problema anche di altre persone. E così, niente, sono comunque rimasto in Iliad e ho continuato a camminare per il mio percorso. Andando al centro commerciale, praticamente mi sono visto questa offerta Kena Mobile, la Kena Kismas a 5,99 euro, che molti di voi ne hanno sentito parlare nei forum. Kena Kismas a 5,99 euro offre minuti limitati, 100 sms e 50 giga in rete 4G, con una limitazione per quanto riguarda il download, che è fino a 30 mega. Poco importa, perché voglio dire 30 mega vanno benissimo soprattutto fuori casa. L'hotspot è gratuito, segreteria gratuita, ci sono comunque dei servizi gratuiti. Ora, il confronto è questo: io pago 5,99 euro con Iliad. Attualmente chi vuole sottoscrivere Iliad paga 7,99 euro per avere, diciamo, tutto illimitato, inclusi 50 giga. Io a 5,99 euro ho la vecchia offerta, la primissima, a 5,99 euro prezzo bloccato, ma con 30 giga. Il problema non è nemmeno un fatto di giga, quindi di confronto tra giga, che fino a un certo punto. Il problema è dovuto che con Iliad purtroppo non ho avuto miglioramenti dal punto di vista telefonico, conflitti vari, problemi con la navigazione eccetera eccetera. Quindi, quando mi sono trovato al centro commerciale questa offerta a 5,99 e mi è stato detto che praticamente Kena Mobile si appoggia con la rete TIM, io ho preso subito la palla al volo e ho aderito all'offerta Kena Kismas a 5,99 euro. Infatti, con 10 euro ho potuto sottoscrivere l'offerta, che includeva la SIM gratuita, 1 euro per l'attivazione, 6 euro per l'offerta che si paga mensilmente, e mi è rimasto anche un credito di 3 euro. Ovviamente questa offerta è limitata, nel senso è sottoscrivibile solamente per i clienti Iliad,
per alcuni tipi di clienti, quindi non è sottoscrivibile per tutto, ma solo a determinati utenti. Infatti l'offerta è sottoscrivibile per chi mantiene il proprio numero, però deve essere cliente Iliad, HO Mobile oppure altri DMVNO, ad eccezione di Rabbonano, Etel, Digitel, Ringo e Nexus. A questo punto che cosa ho fatto? Ho aderito subito all'offerta perché ho detto tanto, l'offerta mi rimane sempre, cioè alla fine pago sempre 5,99 euro al mese, però attenzione, qui ho la linea team, mentre con Iliad ho rete, diciamo Wind 3 e anche linea propria di Iliad, però purtroppo non avendo avuto questi miglioramenti, ho detto passo a Kena Mobile, tanto alla fine non vado a pagare di più, ma vado a pagare sempre lo stesso prezzo. Ovviamente ci sono le differenze perché Iliad ti offre i messaggi illimitati, Kena Mobile solo 100 SMS. Iliad offre tutta una serie di notevoli servizi come le chiamate all'estero gratuito, il blocco dei numeri sconosciuti, cosa che non offre Kena Mobile, però voglio dire, non si può avere tutto. Una volta sottoscritto offerta di Kena Mobile, ci si riceve il primo messaggio di Kena Mobile dove dice: "Gentile cliente, abbiamo avviato il processo di trasferimento del tuo numero sulla nuova SIM Kena Mobile che sarà attivo entro 2 giorni". Successivamente si riceve un secondo messaggio dove dice: "Gentile cliente, ti informiamo che il tuo nuovo numero di telefono sarà attivo sulla nuova SIM Kena Mobile entro 1 giorno". A questo punto la SIM si è attivata subito dopo qualche giorno e subito ho visto i miglioramenti. Miglioramenti per quanto riguarda la copertura della linea TIM, miglioramenti per quanto riguarda la navigazione. Insomma, ho avuto dei miglioramenti radicali sia nella navigazione, sia nella navigazione in mobilità in 4G e sia per quanto riguarda le chiamate. Ho risolto tanti tanti problemi. Ora voi mi direte: Kena Mobile a me prende, a me non prende, io non lo so. Parlo della mia esperienza. Io abito, diciamo, in Campania, a Salerno città. Quindi, diciamo, io con Kena Mobile qui, almeno dalle mie parti, va meglio di Iliad. Iliad, purtroppo, per quanto può essere molto conveniente, purtroppo non mi offre una qualità in questo momento dal punto di vista della navigazione e dal punto di vista delle chiamate. Quindi, esprimendo la mia considerazione personale, chi diciamo vuole avere una qualità di linea maggiore e vuole avere qualche limitazione, come magari quella dei messaggi che non sono illimitati, ma ne sono solo 100, voglio dire, ben poco importa perché tanto alla fine il futuro sarà quelli delle chiamate e dei giga. Alla fine è quello che si andrà soprattutto a utilizzare. Anzi, io con Kena Mobile ne ho guadagnato 20 giga in più. Io ho preferito perdere gli SMS illimitati perché tanto io personalmente ne mando una trentina, una quarantina, una cinquantina al mese. Ma voglio dire, era poco sfruttabile il fattore degli SMS illimitati, mentre preferisco, dal mio punto di vista personale, avere più 20 giga in più con la rete 4G. C'è la limitazione, ma è normale perché parliamo sempre di operatori virtuali. Non possiamo avere diciamo la stessa velocità di un Vodafone o di un TIM, perché parliamo sempre di operatori virtuali. Però voglio dire, già il fatto che io abbia migliorato la linea, abbia migliorato la navigazione e ho risolto tutti quei problemi di conflitto e problematiche tecniche che mi portava Iliad, io sono molto felice. Mi sono confrontato anche con gli amici, sui forum. Anche sui forum non ho visto tutta questa gioia di Iliad, soprattutto negli ultimi tempi, almeno da quello che ho letto io. Mi sono confrontato con i miei amici, anche loro sono scappati da Iliad perché purtroppo non si trovavano più bene. Quindi chi è passata da KO, chi è passata a Kena Mobile e chi è passata addirittura al suo vecchio operatore. Io di Vodafone, diciamo, dopo le brutte esperienze, le continue rinunce,
rimodulazioni non mi sono più fidato, vi dico la verità. Quindi alla fine ho scelto Kena Mobile perché ho detto voglio pagare sempre i famosi 6 euro, però almeno cambio linea, cambio tutto, ho un'applicazione ufficiale, ho magari qualche servizio in meno, ma almeno ho una qualità maggiore. Quindi io consiglio di passare a Kena Mobile a chi ha problemi con Iliad, perché diciamo che Kena Mobile ha lanciato questa offerta diciamo per attaccare Iliad, perché il mercato ormai si è mosso, e consiglio di valutare, perché voi con 10 euro pagherete sempre i famosi 6 euro e quindi avete un'offerta che a mio avviso vale la pena provare. Io ho rischiato perché alla fine ho detto se non mi trovo bene rimango fregato e non so dove sbattere, però alla fine ho fatto bene a rischiare perché io ora con Kena Mobile mi trovo benissimo. Questo è il mio punto di vista, questa è la mia esperienza personale. Voglio ricordare che l'offerta Kena Mobile Kena Kiss Massa 5,99 è valida fino all'8 gennaio 2019. Io vi saluto, vi ringrazio, vi invito a lasciare un commento, un like, ma soprattutto il commento lo dovete esprimere sull'opinione vostra personale su questo confronto tra Iliad e Kena Mobile. Se avete Iliad come vi trovate, se avete Kena Mobile come vi trovate, perché io sono curioso di sapere anche io la vostra opinione.